Era il 2012, quando Francesco Monte scese per la prima volta le scale di Uomini e Donne per corteggiare Teresanna Pugliese. Alla fine lei gli preferì un altro ragazzo, ma quando lui tornò nello show, diventando tronista, lei si presentò fra le corteggiatrici, facendosi scegliere. Iniziava così una delle storie più romantiche della trasmissione di Maria De Filippi. Oggi, a distanza di anni, le strade di Teresanna e Francesco Monte si sono divise. Lei si è sposata con Giovanni Gentile, ha un figlio, il piccolo Francesco, e di professione fa l'influencer, con un profilo Instagram seguito da migliaia di follower. Lui sogna di diventare un attore, ha partecipato a molti reality e ha vissuto una relazione con Cecilia Rodriguez. Ora che è nella casa del Grande Fratello VIP, Monte è tornato a parlare di quella storia d'amore vissuta davanti alle telecamere e durata quasi un anno. Parlando dell'ex fidanzata, il modello ha svelato di non essere mai stato veramente innamorato di lei. «Ho fatto il trono e il trono è andato bene», ha raccontato ai compagni d'avventura. «Ho scelto una persona, siamo andati fuori, siamo stati 8 mesi insieme. Innamorato è un parolone, ero preso, poi ci siamo resi conto che non eravamo compatibili». La risposta di Teresanna non è tardata ad arrivare. L'ex tronista di Uomini e Donne, ospite di Domenica Live, ha commentato la rivelazione di Francesco Monte. «Non posso giudicarlo se rinnega qualcosa, anche perché ognuno di noi in 6 a 7 anni ha un'evoluzione personale, e quindi anche sentimentale», ha spiegato a Barbara D'Urso. «Io allora pensavo che fosse innamorato, e anche io lo pensavo di me nei suoi confronti. Ma a 23 anni pensi che l'amore sia una cosa, a 30 scopri che è un'altra». Oggi ha concluso Teresanna Pugliese rivolgendosi alla padrona di casa: «Ti dico che nemmeno io forse ero innamorata. C'era una bella chimica, è stata una storia desiderata, ma è durata così poco tempo e sono passati così tanti anni che oggi non posso dire che è amore. Per me oggi è amore mio marito Giovanni e mio figlio Francesco, perché a 30 anni sai cosa è l'amore. Io spero solo che lui possa trovare un equilibrio, glielo auguro davvero». Oggi, a distanza di anni dal suo arrivo a Uomini e Donne, Teresanna in un'altra intervista a Uomini e Donne Magazine torna a ripercorrere i momenti più salienti della sua storia con Francesco. «È durata un anno tra alti e bassi», spiega Teresanna Pugliese. «I nostri caratteri erano molto forti. Però resistevamo, fino a quando a giugno lo lascio. È proprio durante questa crisi che, stando a quanto da lei dichiarato, si sarebbe fatta spazio nella vita di Monte Cecilia Rodriguez. Lui vola a Formentera e sui giornali lo ritrovo con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. Ho sofferto, lo ammetto. A volte le donne lasciano per essere riconquistate. Non è andata come immaginavo. Questa cosa mi ha segnato, affondato», continua con la rivista. «Francesco? Io oggi quando parlo di Francesco, lo faccio con distacco», dice. «Non sento un legame, e nei confronti di Cecilia Rodriguez. Cecilia non è mai stata carina nei miei confronti. Ma andiamo oltre,